Ciao e benvenuti sul mio canale YouTube My3D Apple. Oggi per un nuovo tutorial su Blender, un follow path alla telecamera. Cosa vuol dire? Vuol dire far ruotare la camera intorno all'oggetto e non l'oggetto ruotare su se stesso a 360 gradi. Quindi avremo un'animazione dove sarà la camera a ruotare. È una cosa un po' particolare, ma molto semplice e veloce. Per questo tutorial io ho scelto Suzanne. Ora iniziamo. Premo 7 sulla tastiera per portarmi in posizione dall'alto. Sono in Object Mode, clicco su Add Curve Circle. Aumento premendo S, scalo il cerchio, lo ingrandisco. Inserisco una telecamera, Add Camera, ok. Ora premendo in Object Mode, la curva, clicco su Tab, entro in Edit Mode, seleziono questo vertice, Shift S, Cursor to Selected, e Blender posiziona il cursore sul vertice che ho selezionato. Tab, rientro in Object Mode, vado a selezionare la telecamera. In questo momento lui me l'ha messa qua sotto. Shift S, Selection to Cursor, e Blender mette la telecamera praticamente dove io ho il cursore. Ora, in questo momento la telecamera, se io premo 0 per andare a vedere la visuale, non è posizionata sull'oggetto, su Susanna. Quindi torno indietro, sono in Object Mode, tengo premuto sulla telecamera, clicco. Entro nel pannello delle properties a destra, clicco su Add Object Constraint, Track to, e dove c'è Target cliccherò su Suzanne. In questo momento, se io premo 0, saprò che la mia visuale è su Suzanne. In questo momento però non mi piace perché la prende solo in parte, quindi cosa posso fare? Mi ritorno dalla visuale sull'alto premendo 7. Clicco sulla telecamera, clicco sul cerchio e scalo. Ora magari lo porto anche un po' più in giù, così. Se io premo 0, adesso la visuale è buona, ecco, insomma, per questo tutorial può andare bene. Ora devo assegnare un'animazione, un follow path alla camera. Innanzitutto scelgo che ho un video che inizia a 1 e finisce a 100 per comodità. Sono in Object Mode, clicco sulla telecamera per prima, poi clicco sulla curva, Ctrl-P, Follow Path. In questo momento, se io premo Play, ho un'animazione. Ve la faccio vedere. Premo 0 sul tastierino per avere la visuale della camera, premo Play e ho la mia animazione. Potete farlo con qualsiasi oggetto, con qualsiasi percorso. Ricordatevi di assegnare un track to alla camera verso l'oggetto per avere la camera puntata in modo corretto e assegnare in Object Mode un follow path premendo prima sulla camera, cliccando prima sulla camera, poi sul percorso, Ctrl P, follow path. Premo Play. E abbiamo la nostra animazione. È la camera che ruota intorno all'oggetto e non l'oggetto su se stesso. Per questo tutorial è tutto. Io vi ringrazio di averlo seguito. Se vi è piaciuto e l'avete trovato utile, mettete un like. Se siete nuovi e avete visto questo video per la prima volta, potete iscrivervi al mio canale YouTube attivando le notifiche in alto a destra. Vi ringrazio, alla prossima. Ciao!